trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. L'organo legislativo regionale in settimana è tornato a riunirsi e eh, tra gli ordini del giorno ha discusso e approvato una legge regionale che disciplina i nuovi servizi erogati nelle farmacie. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 15 ottobre, con i 32 voti a favore di Partito Democratico, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà e l'astensione del Movimento 5 Stelle, la legge regionale che disciplina i nuovi servizi erogati in farmacia. Tre gli ordini del giorno presentati dai gruppi, approvato quello del Partito Democratico che impegna la Giunta a proseguire, successivamente all'approvazione della legge, il percorso di coinvolgimento dei soggetti interessati dalla disciplina legislativa sui nuovi servizi erogati in farmacia, finalizzato a tenere conto nelle fasi e negli atti attuativi degli elementi che emergeranno durante il processo di confronto nell'ottica di garantire una corretta applicazione della normativa nel rispetto delle competenze e dei ruoli dei professionisti coinvolti. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate, normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi. E con questa norma, anche in Toscana, si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo, e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche degli accordi eh, Stato-Regioni, eccetera, eccetera. Tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia, separati per garantire la privacy. Oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti, escludiamo eh, soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità come è stato per il covid dove la le aziende possono autorizzare e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici cercando di snellirli. Abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Ampio il dibattito durante la discussione in aula. L'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di eh, diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia eh, ambulatori sia dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta ma anche di specialisti potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che ha Avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e eh, territorio. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare, ma dice che tutto quello, tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio d'analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, eh, può essere svolta direttamente nelle farmacie, in particolare penso alla diagnostica da sangue capillare, per esempio. Quindi non il prelievo di sangue, ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta, che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della Giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche e gli standard per esempio che devono avere i locali che ospiteranno questi eh, servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio. La, il voto è stato sicuramente eh, positivo poiché eh, in, inevitabilmente eh, non, non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eh, eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR dove eh, tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. È tornato ad attualità in aula anche l'argomento dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola a Firenze. L'occasione è stata una mozione sottoscritta dal consigliere della Lega Giovanni Galli. Il dibattito sullo sviluppo infrastrutturale degli aeroporti in Toscana è incandescente ed ha monopolizzato le discussioni anche all'interno del Consiglio regionale. Un'attenzione particolare è rivolta al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze-Peretola, come evidenziato dalla mozione sottoscritta per primo dal consigliere della Lega Giovanni Galli. Uh, nel 2009, quando sono entrato in politica a Firenze, ero convinto... Decisamente convinto che l'aeroporto andasse messo in sicurezza perché così com'è sappiamo bene che comunque ha eh, delle difficoltà a prestare servizi. Eh, L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte. E siccome si sta facendo eh, uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità, io credo che noi, in qualità di consiglieri regionali, in base alla risposta che ci è arrivata dalla Commissione del Ministero, abbiamo un obbligo, eh, che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della de, 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 eh, de, de quale stiamo parlando. Perché? Perché all'interno di quest'area... Non c'è soltanto l'aeroporto, ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze, del piano strutturale di Prato, ci dovrà passare la tranvia, eh, dovrà essere ampliato il polo scientifico, dovrà essere eh, il, riconosciuto a Unipol, che ha vinto la causa contro il comune di Firenze, di realizzare eh, abitazioni per 2.000 persone comprensive poi dopo di spazi pubblici, eh, supermercati e quant'altro. Per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporti e ENAC preparateci il master plan dell'aeroporto sia, sia fuori luogo. Perché? Perché proprio la Commissione ci ha detto prima dateci il quadro completo dell'area, dopodiché, secondo dello spazio che c'è disponibile... Verrà, ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto la notizia di oggi è che l'opposizione si è spaccata su un atto presentato dall'opposizione stessa Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in ordine sparso con Forza Italia che ha mantenuto la posizione storica attraverso Marco Stella di, a favore della pista di Peretola del, del nuovo orientamento della pista di Peretola eh, Galli che ha parole confermava di essere favorevole, ma negli atti in realtà lasciava intendere tutt'altro, Petrucci che ha fatto un intervento, direi, un po' da primi anni 2000, eh, in cui si metteva in contrapposizione, una contrapposizione che non c'è, eh, lo scalo di Firenze con lo scalo di Pisa. Eh, I dati ci dicono altro, i dati ci dicono che il polo eh, toscano, composto da Firenze e da Pisa, sta facendo segnare eh, livelli eh, pre-Covid o addirittura di più a livello di numero di passeggeri, allo stesso tempo non ci nascondiamo sotto la sabbia, è necessario su entrambi gli scali effettuare degli investimenti come quelli in programma, a partire dalla uh, pista uh, dell'aeroporto fiorentino, ma senza dimenticare ovviamente i lavori sui terminal che sono altrettanto importanti perché chiaramente un aeroporto è composto sia appunto da dove decolano gli aerei, sia da dove si svolgono tutte quelle procedure che vengono fatte appunto prima di montare sui velivoli. Eh, noi siamo favorevoli all'aeroporto di Firenze, favorevoli al potenziamento, al potenziamento di Firenze e all'aeroporto all di Pisa. Eh, uno non esclude l'altro, hanno degli obiettivi diversi. Il, il fatto è che ad oggi, non solo non. Abbiamo, sono 50 anni che parliamo dell'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Firenze è ancora un'incognita, ehm, ma negli ultimi dieci anni, questo è l'elemento che vorrei eh, far rilevare, negli ultimi dieci anni abbiamo deputato PD, ha depotenziato sia l'aeroporto di Pisa che l'aeroporto di Firenze. Purtroppo non vogliono, buona parte di questa discussione, anche oggi in Consiglio, non vogliono sentirselo dire, perché fanno dei paragoni autocelebrativi, come sempre fanno fra di loro, quindi fra l'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze, e non hanno una, una visione eh, esterna, quindi cosa succede nel mondo. L'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze sono stati depotenziati. Il nostro, noi in Toscana. Ad oggi eh, se vogliamo avere certezza di partire, se vogliamo avere anche dei voli intercontinentali, usiamo l'aeroporto di un'altra regione, usiamo l'aeroporto di Bologna. Ma Italia Viva rimane il partito favorevole all'ampliamento della pista di Peretro e di Firenze. Eh, serve ampliare lo scalo aeroportuale di Firenze, serve migliorare, serve favorire un interscambio con le relazioni. Compise e serve una relazione internazionale per quanto riguarda la nostra città capoluogo di regione, rimaniamo a favore, convintamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretola e dello scalo aeroportuale di Firenze, una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica, siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. Conoscere le opportunità, gli strumenti e le buone pratiche della parità di genere, eh, la pari, le pari opportunità sono state al centro di un incontro tenutosi nell'auditorium Spadolini. ABC delle pari opportunità dall'Europa alla Regione e ai Territori per conoscere e condividere opportunità, strumenti e buone pratiche. Questo è il titolo dell'incontro che si è svolto presso l'auditorium Spadolini del Consiglio regionale a Firenze. A organizzare l'evento la Fondazione Alessia Ballini insieme alla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale della Toscana, ANCI e UPI. Una giornata formativa rivolta in particolare agli amministratori neoeletti per approfondire le tematiche connesse alla parità di genere per una Toscana delle donne. E in quella scuola di si danno strumenti alle giovani amministratrici e ai giovani amministratori per svolgere meglio il loro incarico per cercare di dare risposte migliori ai cittadini, ma io ho sempre voluto che ci fossero questioni valoriali da trasmettere. Alessia Ballini sul tema eh, del, eh, della parità di genere ha svolto e speso gran parte del suo impegno nelle istituzioni, così come sui temi eh, sociali. E allora eh, ho voluto che questa iniziativa fosse qui per dire a ciascuno di noi, soprattutto agli amministratori, eh, agli, amministratori agli uomini eh, di porre attenzione a questo tema. Dobbiamo farcene carico per primo noi, non bisogna voltarsi dall'altra parte, bisogna costruire le condizioni per semplificare l'accesso dell'impegno anche nelle istituzioni eh, delle donne. In questa mattinata vogliamo Raccontare, informare eh, i nuovi amministratori, quelli che si sono insediati a giugno, di quante sono le opportunità che ci sono per costruire delle politiche di genere e dire anche che fare politiche di parità non è soltanto come dire, un esercizio di stile o un ospizio, ma è un modo per costruire delle comunità più inclusive e più eque e quindi delle comunità, dei comuni dove si vive meglio, da tutti i punti di vista. Siamo nel momento giusto, è appena stato lanciato il programma di lavoro per il 2025, per cui la Commissione europea mette a disposizione molti fondi sulla lotta eh, alla violenza, quindi mh, diciamo, tutto il tema della violenza domestica, violenza in relazioni di intimità, violenza di genere, ma violenza anche rispetto a gruppi fragili e gruppi minoritari. Poi c'è il Fondo Pari Opportunità, sempre della DG Giustizia, Direzione Generale di Giustizia della Commissione europea, che lavora proprio sulla parità di genere, sull'uguaglianza nel mondo del lavoro, nella società in generale, oltre a fondi anche legati alla protezione dei minori che alcune volte riflettono molto sul tema della condizione femminile. Anci ha un ruolo di coordinamento di, di tutti i comuni del territorio e anche come agenzia di servizi perché eh, da tempo Anci collabora con la Regione Toscana, lo ha fatto. Su leggi importanti e soprattutto alla possibilità di fare un lavoro grande attraverso le proprie sindaci e i propri sindaci nei confronti delle cittadine. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.